che cambia siamo noi. La nostra ditta è metalmeccanica, noi siamo artigiani, però con un moto di produzione anche già industriale. E noi produciamo stampi per materie plastiche per esplosione, sono stampi, sono attrezzature di produzione per l'industria, affinché l'industria possa produrre pezzi in serie, soprattutto nel nostro caso per l'industria automobilistica. La ditta è una ditta familiare, è nata già nel 1733 come una bottega di fabbri. Già mio nonno ha cominciato a introdursi un po' nella meccanica di aggiustaggio, di riparazione, e dopo mio papà ha cominciato a fare i primi stampi. Il mio contributo in questa azienda era anche di far entrare anche delle innovazioni sia tecniche, ma anche come gestire le persone, di mettere un peso sui valori che noi abbiamo anche nella vita personale, di portarla anche nell'azienda. Noi abbiamo fatto il primo bilancio nel 2011, poi l'abbiamo fatto il secondo i nuovi criteri più evoluti nel 2016. Soprattutto all'inizio, quando lo fai il primo bilancio, lo usi come anche metodo di autovalutazione per valutare lo status quo secondo i criteri del bene comune. Dopo naturalmente comincia il vero e proprio lavoro, nel senso si chiede cosa si potrebbe migliorare lì. Naturalmente, quando abbiamo fatto il primo bilancio del bene comune, è stata anche una testimonianza di ciò che si cercava già prima di fare, naturalmente arricchito con tanti nuovi aspetti che prima non si è preso in considerazione, per esempio come gestire le ore lavorative, di non fare troppo straordinarie. Da noi naturalmente anche questo è un aspetto che noi abbiamo cercato di migliorare, insomma, assumendo anche altre persone. Un'azienda che segue il bilancio del bene comune con questi criteri ha un messaggio, e pertanto questo messaggio dice che noi non seguiamo forse il mainstream attuale, ma cerchiamo di adottare dei principi che vanno oltre al profitto immediato, oppure solo a vedere il proprio vantaggio. Dopo questo percorso noi abbiamo ancora migliorato un po' la gestione dei rifiuti, adesso abbiamo molto più prodotti differenti che vanno dopo portati via dalle ditte specializzate. Un aspetto che abbiamo cercato di mandare avanti è il risparmio di carta, perché oggigiorno non abbiamo più disegni cartacei. Una cosa che da noi anche dal punto di vista ecologico è l'uso del liquido refrigerante, che è un'emulsione tra acqua e olio. Abbiamo cercato di tenere sotto controllo, sorvegliare molto di più l'emulsione affinché la possiamo utilizzare per tanto tempo. Forse una volta la relazione con i collaboratori era più rigida, pian piano si è anche capito che andare assieme con un approccio comune a certe problematiche della vita danno frutti per entrambe le parti. Venire incontro a delle esigenze familiari a un collaboratore, dai un aiuto nel momento di cui lui ne ha bisogno. Prima dai, no? E dopo poi ricevi in fedeltà del personale, ricevi anche in rispetto, di conseguenza anche più motivato, e questa motivazione porta anche un successo all'azienda. Quando propongo a altre aziende oppure a altri imprenditori
di affrontare gli argomenti del bene del comune. Dico sempre che sono diversi aspetti da considerare. Un aspetto fondamentale dell'economia del bene comune è l'aspetto dei valori, cioè i valori che valgono nella vita quotidiana, che sono il rispetto, il voler bene, anche il bene dell'altro, che questi valori valgono anche nell'azienda. Dopo l'altro aspetto è che il sistema del bene comune è anche il sistema di evolvere l'azienda e prepararla per il futuro e di dare anche al tempo che trascorriamo nel mondo lavorativo un senso. Per me l'Italia che cambia è un metodo di evidenziare ciò che esiste già in Italia come innovazione, come modo di andare conto corrente e anche formare il futuro, cioè di portare avanti anche certi aspetti sociali, certi aspetti ambientali, certi aspetti anche dell'economia un po' diversi di quello che viviamo al momento. Divulgarlo è anche importante per far conoscere quello che funziona in un altro territorio dell'Italia può anche funzionare da noi e viceversa. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.